Cari amici, ben ritrovati dopo una domenica davvero straordinaria che, come vedete dall'immagine di video copertina, ha visto nettamente dominante una super Ferrari in quel di Austin, Texas, Stati Uniti, che pensate un po', dopo 18 anni è tornata a fare la doppietta sul podio proprio qui ad Austin, Texas. Quindi, e soprattutto è il momento più apicale che è giunto sin dall'inizio per Leclerc, da quarto a primo, e poi anche la strategia, per fortuna è tutto funzionato alla grandissima. Quindi Leclerc, Sainz e Verstappen, il tris, il podio. Per quanto concerne le graduatorie, possiamo dire che ci sono discorsi aperti sia sul fronte piloti che sul fronte costruttori. Per esempio, per quello piloti va bene, abbiamo Verstappen ormai primeggiante a 354 punti, primo, Norris secondo, anche se pur di poco, a 297 punti. Charles Leclerc terzo a 275 punti, quarto Piastri 247, quinto Carlos Sainz a 215. Per quanto riguarda i team costruttori, McLaren prima 544, secondo la Red Bull a 504. Terza la Ferrari 496, quindi vediamo, c'è un discorso, come ho detto già prima, dove i tempi possono essere maturi, lo speriamo, per fare un secondo posto sia in team che magari di Charles Leclerc nei piloti. C'è ancora qualche altro gran premio a partire dal Messico in questo weekend, poi verrà la volta del Brasile, e parlando sempre di motori, ahi noi purtroppo Pecco Bagnaia ha ceduto un po' il passo a Martinator, Jorge Martin, al Gran Premio d'Australia di Phillip Island. Se non erro, credo una ventina di punti di vantaggio per quanto riguarda Martin da Pecco Bagnaia. Però sappiamo la differenza netta è quella, dove nella Formula 1 le sprint non le troviamo a tutti gli appuntamenti, mentre per la MotoGP ormai da qualche anno c'è l'alternanza fissa, sprint gara normale, quindi tanti punti in palio, possiamo dire sia in MotoGP che in Formula 1. Volevo chiudere la nostra clip odierna facendo un complimento a voi tutti, che permettete al sottoscritto di raggiungere, seppur a livello di hobby, di passione, utenti sottoscritti al mio canale, che per me diciamo che siano 30, 50, 100, 150, 200. Certo, più siamo meglio sembriamo. Comunque sono soddisfatto dalla proposta che vi faccio. Magari vedete, non sono uno youtuber che fa dirette live, ma clip pre-registrate o clip poi direttamente pubblicate. Quindi grazie di tutto a voi. Bene, quindi forza Ferrari, speriamo che continuino su questo passo gara e cronometrico. Ciao a tutti, ciao!